Salve a tutti ragazzi, sono Perosobet e benvenuti in questo nuovissimo video di Batman Arkham Knight. Come vedete ragazzi, non ho più il controller perché ci sono stati problemi tecnici. Purtroppo non funziona più il controller della PlayStation con cui giocavo appunto a questo magnifico gioco, per cui ragazzi mi devo adattare a giocare con la tastiera, e questo ragazzi mi comporterà davvero numerose problematiche, dato che è diciamo un pochino un casino. Semplicemente per il fatto che non ci ho mai giocato con la tastiera Batman, e secondo me sarà abbastanza difficile adeguarsi, soprattutto perché io diciamo che non ho una tastiera proprio così gaming, e era meglio, molto meglio per me con il controller. Comunque ragazzi, ormai quel che è fatto, per cui non ci lamentiamo. Ok, allora io direi subito di sconfiggere questi nemici qui. Dobbiamo andare nel laboratorio di Simon Stagg, ve lo ricordo ragazzi. Nel laboratorio di Simon Stagg semplicemente ci dobbiamo andare perché li dobbiamo rompere un po' i coglioni, no? Questo insomma lo sappiamo tutti bene. Ok, allora io direi di andare qui sotto senza che però mi veda la gente. Ecco, qui no, va, non facciamo la copertura d'angolo, vediamo un pochino qui. No, ho sbagliato pulsante, ecco, come vi ho detto subito già qui mi intrippo. Ok, io farei un bel KO granata dal soffitto, volevo dire dalla grata. Boom, perfetto ragazzi, e l'abbiamo sconfitto questo. Adesso ce ne dovrebbe essere un altro. Aia, vaffanculo, muori, bam, bam. Certe lacche nel musetto che ti do. Muori, bam, bam, perfetto, ok. Morto, stiamo attenti però se altrimenti qui ecco, perfetto, ci finiamo davvero secchi. Finiamo morti, secchi, vaffanculo, non so più che cosa sto pigiando. Perfetto, allora, credo di essere al sicuro. Il mio scopo è attivare quell'interruttore, e ci sono ancora un botto di persone che devo eliminare. Tra cui, madonna, perché premo sempre il pulsante sbagliato, ok. Questo è un drone armato Serpent, e devo eliminare quanti nemici? 3 nemici, perfetto, sono tutti lì. Io direi allora di proseguire per uccidere quel nemico più vicino, tipo questo qui, perfetto, wow, quindi bam. Aspettiamo che giunga proprio qui sotto, li possiamo fare credo il KO in questo modo. No, scherzavo, fanculo, ecco da qui sì però, da qui sì però, KO silenzioso, evviva, bam. Lo stordiamo e poi chiaramente proseguiamo con quell'altro senza che vedete voi, perché insomma mi sono già rotto i coglioni di montare queste parti di gaming assolutamente brutto e orribile. Ok, i restanti ragazzi li disarmiamo perché mi sono rotto le palle insomma di ammazzarli in silenzio, anche perché non sono capace con questa tastiera, per cui bam, li disarmiamo in questo modo, insomma li uccidiamo in questo modo e festa finita, perfetto, ok. Tutto ciò che dovremmo fare ora è disattivare quella torretta lì, quell'interruttore lì, molto molto antipatico per i nostri gusti. Utilizzando il gelo esplosivo ovviamente, bam, facendo in questo modino. Perfetto, allora ci dirigiamo nei dirigibili di Simon Stagg, che era quel, praticamente il proprietario dei dirigibili chiaramente, che aveva qualcosa a che fare con il pinguino. Anzi sì, ci aveva detto il pinguino che Simon Stagg praticamente era il proprietario di quei dirigibili e dobbiamo andare da lui. Molto probabilmente sì ragazzi, è così. Perfetto, chiamiamo Alfredino, sempre per romperci coglioni, mi raccomando, eh. L'aeronave rivela un portello di servizio a cui potrebbe accedere dalla cima del velivolo. Il signor Stagg pare determinato a proteggere la sua ricerca. Mi attenderei una sorveglianza stretta. Ti ringrazio. Lucius, hai novità sull'infiltratore remoto? Credo mi servirà presto. Dovrebbe aggiungere chiaroveggenza ai miei requisiti professionali. Invio il software Porino. Di decriptazione al dispositivo nella camera blindata del Wayne International Plaza. Potrà recuperarlo laggiù. Perfetto, quindi il software di decriptazione non so manco cos'è. Comunque raccoglie l'infiltratore remoto in cima al Wayne International Plaza. Questo Batman c'ha un milione di torri praticamente in giro per Gotham, è straricco, vaffanculo a lui. Vorrei avere un pochino dei suoi soldi, ma chi non le vorrebbe avere un po' di soldi di Batman alias Bruce Wayne? Cioè, rendetevi un po' conto, è un po' troppo, si è schizzato, amico. Perfetto, allora io direi, ma come si fa a correre qui? Non si può correre, ok, va bene, attiviamo. Attiviamo l'interruttore segreto, come vedete c'è un buchino lì, non lo possiamo... Ah, questo è uno scanner degli occhi addirittura, bam. Che genialata. Quanta roba, ragazzi. Perfetto, ok, e abbiamo pure il software, l'infiltratore remoto, insomma. Decotivi decore, ingegno per hackeraggi molti, attiva trappole oggetti ambientali a distanza. Perfetto, non me ne frega una sega, tanto so quel che fa, ho giocato a Batman Arkham City e anche Origins. L'infiltratore remoto per entrare.
Sì, certo, ok, perfetto. Allora, planiamo sopra un dirigibile, ragazzi. Il primo gioco in cui si può planare sopra un dirigibile. In realtà no, il primo è stato Just Cause 2. Non lo so se ce ne sono stati prima, comunque va bene. Just Cause 2 è davvero un bel esempio. Ok, allora, qui utilizziamo sempre questo affare, che non mi piace, ragazzi. Non mi piace giocare con la tastiera, purtroppo. Purtroppo è così. Ok, allora, control più sinistro, apri. Ah, ok, control sinistro, bloccato. D'accordo, troviamo sto pannello di controllo. È lì, molto molto bello. Allora, dovremo premere 3, 4, 5. Questo è disturbatore, fumogeno. 8 Batarang, 9 lanciacavo, 0, oh 0, un filtratore remoto. Perfetto, quindi usa un filtratore remoto. Allora, qui come facciamo? Ah sì, ok, il livello di sicurezza era così. Dovrebbe essere Imica e poi... No, vaffanculo, ho sbagliato. Imica e poi... Ah, AD, ok. Biochimica, perfetto ragazzi. Scambio eseguito, password accettato. Ovviamente è questa la password. Perfetto, vedete la combinazione delle password. Non l'avevamo mai fatta, però è una cosa molto bella. Perfetto, ok, entriamo nella grata. Ovviamente, in stile davvero batmagorico. E poi notiamo subito la bellezza di queste cose. Ma io non so davvero come si fa a correre, quindi... Non so, forse così, no, non così. Così ci si abbassa. Come cazzo si fa? Ah, già, è vero, che coglione. Perfetto, allora, dove siamo? Qui ci sono delle persone qui sotto, mio belline, mio. Quante sono? Tre nemici. Tre nemici di cui... Ah, sì, dobbiamo andare lì nella grata, perfetto. Non me lo ricordavo dove dovevamo andare. Spazietto, apri. Oh! Questi sforzi in mani. Allora, vediamo un pochino. Qui ci sono i nemicetti. Io direi di andare qua. E il KO multiplo non lo possiamo fare, ma vaffanculo, noi gli entriamo di obbedienza qui. Perfetto, come vedete qua c'è... Se scaricassi i codici di sicurezza da chi controlla il drone, potrei usarlo contro di loro. Aia. Allora, seleziona infiltratore remoto. Poi punta infiltratore remoto e scarichiamo i codici del drone addirittura. Al soldato che controlla il drone. Ah, questo, ok, non avevo capito. Scarichiamo i codici. Oh, andiamo. Ah, tieni premuto, perfetto, sì. Scarichiamo codici di download. Ora posso utilizzare il drone contro di loro. Beh, io dico ciao le ragazzuoli. Bam! 1, 2, 3, papa pam para pam pam. Puro pompo. Il drone poi esplode così a caso. Perfetto, ok. Elettronicamente. Se trovassi il pannello di controllo potrei riuscire a bypassarlo con l'infiltratore remoto. Sì, andiamo Batman, non è che so proprio stupidissimo, ho capito quel che bisogna fare all'incirca. Quindi questo è un infiltratore, cioè quello che mi serve a me, insomma, credo. Eccolo qua, vedete ragazzi che bellezza. Ok, allora qui è proteine, sarà proteine, perché Simon Stagg è uno scienziato, capito? Lui tutte le password difficilissime, davvero hackerabili in 3 secondi le fa, però vabbè ragazzi, che vi devo dire. Vedo che è riuscito a entrare, sir. Ci sono tracce del signor Stagg. Ma io non credo, guarda. Devono essere lì per un motivo, sir. Qual è il loro piano? Sapello, Alfredino, sapello. Barbara, quando sarà al sicuro penserò a loro. Ma sir, ha l'opportunità di porre fine a tutto. Infatti. Salverà la città. È quello che vorrebbe Miss Gordon. Infatti, dai. Nessun altro, Alfred. Lui, ovviamente, Batman ha paura di perdere qualcun altro dopo che ha perso il primo Joker. Lo ricordiamo che questo, tra l'altro, Batman, la serie di Batman Arkham, è molto fedele al fumetto, ragazzi, davvero molto fedele, per cui è anche molto bella, insomma, da vedere la storia e comparare al fumetto. Allora, bypassiamo i comandi. Io non ho voglia però di leggere tutte ste cazzate di discorsi, ragazzi. Voglio parlare un po' io, perché sono io quel che parla effettivamente in questi video, no? Quindi vorrei parlare io, non Samo Stack, non Batman, non Alfred, non Gordon, non Barbara Gordon. Mandate in culo tutti. Perfetto, allora accendiamo comandi di stabilità. Questa è una cosa molto ganza, perché potremmo inclinare il dirigibile in questo modo. Come vedete, se lo incliniamo in questo modo, la cassa che è lì sopra andrà verso il vetro e lo spaccherà. E quindi niente, insomma, una cosa molto molto sensazionale e fondamentale per il giochino. Ok, tra l'altro volevo fare un'altra cosa, ovvero niente. No, qui c'è una botola, io direi di aprirla. Ctrl S, sinistro, volevo dire. Vai, così, apri. Accidenti, ragazzi, quanto è difficile, in culo a voi. Qui sempre la stessa cosa, come vedete ci sono dei dirigibili. Sì, in culo, dirigibili, volevo dire delle casse. Per cui noi dobbiamo inclinare il dirigibile in questo modo, stavolta destra-sinistra. E bam. Ok, e poi niente, annulliamo.
Perfetto, scendiamo giù, sperando che non ci siano nemici troppo difficili da sconfiggere. No, non ci dovrebbero essere a regola ora. Come vedete, adesso un altro livello di difficoltà in più, se me lo fa verificare. Allora, come si faceva a livello di stabilità? No, F, A, E, ok, E. Come vedete, ragazzi, possiamo tra l'altro disattivare il controllo magnetico, il blocco magnetico. Cioè, se c'è il blocco magnetico, le casse rimarranno qua, anche se voi lo piegate il dirigibile. Mentre se lo disattivate, appunto, le casse, insomma, andranno un pochino dove cazzo li pare. Qui adesso bisogna fare in questo modo. Bisogna attivare qua e poi fare cosa? È abbastanza complicato, ragazzi, no, in realtà è una cazzata pura, però insomma ci vuole un pochino di intelletto per capirle queste cose, no, in fin dei conti. Ok, allora qua c'è la roba dell'enigmista, quindi non me ne frega un cazzo. Dovrei andare verso di qua, almeno credo. Vaccone della tua mamma! Vaccone della tua mamma! Che cazzo va a fare, eh? Deficientone! Sono con la tastiera, ma... Oh! Ok, va bene. Ciao! E poi faccio così. Ciao, ciao! Perfetto, ho all'incirca capito come si fa a uccidere questo coglione. Beh, io direi ciao, eh? Ok, perfetto, bam! E l'ho sconfitto, anche questo brutazzo con le lame. Perfetto, il gioco si fa duro, disse Rocco Siffredi. Allora, una cosa molto importante da capire. Sono in una gabbia? Non lo sono in una gabbia? Dove cazzo devo andare? Quindi qua c'è una porta, mi sembra. La possiamo aprire. Sei scemo Batman, che metti le tue? Sei scemo, allora con il culo, vabbè. Ormai, insomma, l'hai fatto. Quindi dobbiamo andare di qua stavolta. Mentre notiamo corpi di cosi morti, perché siete cosi, voi per me. Qui penetriamo, ragazzi, come solo ugualmente Rocco Siffredi sa fare. Elementi, perfetto, sempre password di difficoltà oltraggiose qui, mi raccomando, grande Samostag. Dovresti andare a passaparola, non so perché passaparola, mi piaceva il termine, proprio non lo so, vabbè. Ok, ah, salviamo quel pezzo di merda di Stag. Io direi di salvarlo con un bel attacco da sopra. Non so, ragazzi, se ce la farò a sconfiggere loro, però io ci provo. Ciao ciao, questo. Direi di cominciare la carneficina. Guardate là, ragazzi, che contraccolpo. Boom 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 bam 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 bam. Oh, finalmente questo pezzo di merda di un bruto è morto. Me la sto cavando anche bene, sebbene appunto con la tastiera non ci sia davvero fare. Però, insomma, dai, ci si può... Ecco, vedete, queste prese non le so fermare, per esempio. Penso che debba premere 1-1. Comunque, insomma, lo sperimenterò vivendo, lottando. Intanto ho battuto 20 persone, per cui vaffanculo, insomma. Va bene, adesso andiamo a picchiare quel cretino di Simon Stagg, dai. Andiamolo a picchiare, parliamoci. Grazie. Tranquillamente. Stavano per ammazzarmi. Perché? Cosa hai fatto? Quelle bestie sono entrate e hanno sparato. Stavano raccogliendo quei cilindri. Generatori di nubi. Tecnologia pulita per celle di energia che stiamo sviluppando. Dov'è Crane? È sul secondo dirigibile. Aveva qualcuno con sé? Ah, intendi Barbara Gordon? Sappiamo entrambi che probabilmente è morta, vero, ma... Aia! E qui, ragazzi, cominciano gli incubetti di Batman. Incubetti davvero molto molto orrendi, dato che tutti si risvegliano dal coma in cui li aveva messi Batman. E sono zombie del cazzo, per cui noi li possiamo tra l'altro ammazzare così, bam, boom, boom, e morite tutti. E tutti cominciano a trasformarmi dei piccoli Joker che ridono. Cioè, ragazzi, guardate un pochino come cazzo è fatto bene questo gioco. E da qui lottiamo, appunto,
sicurezza, lo spostiamo ad Ark 2, passo. Batman, no! In realtà Batman era stato attaccato da quei due miliziani, ovviamente, in testa. In realtà lui si immaginava un pochino del cazzo, per cui non ha saputo rispondere bene. Ok, allora io direi di fare così. Credo, no, scherzavo. Volevo premere F perché mi suggeriva F. In realtà non ci faccio niente con F, però. Qui c'è una torretta, tra l'altro, bellina bell'ho, che ci potrebbe sparare in un momento all'altro. Quindi io direi di utilizzare sempre questo infiltratore remoto, se si può utilizzare, in tipo questo modo. Allora, acidi nucleici, chiaramente. Rebossitiso nucleico, sì, va bene, quel che è. Allora, utilizziamo questo coso per far aprire il vetro. Ovviamente però, se noi andiamo qua, ci sparerà la torretta, se non mi ricordo male. No, non ci spara. Ecco, sì, infatti, porca puttana, l'avevo detto. Vaffanculo. Sì, ci spara la torretta, quindi stiamo attenti. Alfred. Crane ha portato Stagg sul secondo dirigibile, ma ci sono dei mitragliatori di guardia. Sì, purtroppo. Momento, sir. Esatto. Le planimetrie mostrano un terminale della sorveglianza nel laboratorio di ricerca a poppa dell'aeronave. Da lì potrebbe neutralizzare i mitragliatori. Sì. Ma sì, dai, andiamo a poppa dell'aeronave. Distruggi i mitragliatori sul secondo dirigibile. Come facciamo a distruggere i mitragliatori sul secondo dirigibile? Non lo so, lo sa solo lui. Comunque va bene, non importa. Allora, Joker è su questo coso. Ah, bypassa comandi stabilità dirigibile, sì. Quasi. Sento che stai perdendo il controllo. Ancora un po' di quel gas allucinogeno e sarà tutto finito. Sì, sì, sta zitto, Frocio. Ok, allora, andiamo con F, ragazzi, e poi qui potremo spostare alcune cose, almeno credo, no? Forse dovremmo andare da quest'altra parte addirittura, perché, cazzo, da quest'altra parte è molto meglio. Allora, bene, premiamo F di qua. Poi vi volevo dire una cosa molto molto semplice e sofisticata, però non so se ve la devo dire, ve la posso dire soprattutto. Ve la dirò in futuro. Ok, allora, vediamo un po'. Qui non so però come fare a utilizzare i comandi qui del controllo, del bypass, cose del genere, insomma, mignote proprio. Qui c'è il riconoscimento vocale, sì, per riconoscere solo Stagg, infatti, ragazzi, poi lo utilizzeremo appunto in futuro questo riconoscimento vocale. Boh, noi utilizziamo tipo... Sì, non avevo capito che era qui sotto tutta sta roba, perfetto, sì. Allora, io vedo una bella grata, quindi ci possiamo andare subito. L'apriamo. Ok, e qui possiamo tra l'altro utilizzare i comandi del dirigibile. Bam, tipo in questo modo. Volevo dire in quest'altro modo. Ok, allora, vediamo un pochino. Qui Barbara Gordon è stata seriamente minacciata purtroppo da quel cretino dello spaventapasseri. Uno quando è scemo, io che vi devo dire. Perfetto, quindi qui disattiviamo il dirigibile, se no ci viene addosso. Volevo dire cazzo di Buddha. Adesso potremo passare indisturbati da qui. Questo però ovviamente lo disattiviamo, cioè attiviamo, insomma. Vi volevo dire, mentre faccio questa roba dei dirigibili, che è davvero una cosa molto molto noiosa, almeno per me, non so come voi la pensate. Qui lo faccio andare a sbattere addosso a questo. No, non è successo niente. Allora va in culo, perfetto. Vi volevo dire, ragazzi, che il mio amico Delori, non so se ve lo ricordate, ha creato un sito insieme ad altri amici che si chiama Gamerland. È un sito dove fanno appunto dei tornei di League of Legends, appunto FIFA, Call of Duty e molti altri giochi, ragazzi, poi successivamente in futuro faranno. Un sito davvero molto bello, fatto da loro, programmato da loro, che sta avendo un sacco di successo, ragazzi. Io vi consiglio di provarlo se siete appassionati di tornei, appunto, di questi giochi, ovvero Call of Duty, FIFA, League of Legends e anche altri. Praticamente poi, insomma, lo scopriremo in futuro quali ci saranno, quali giochi appunto ci saranno. E se vi piacciono questi giochi, ragazzi, vi consiglio di iscrivervi, perché è davvero un sito bello. Ci sono molti premi, tra l'altro, in palio. Io vi consiglio, insomma, di provarlo, perché ne vale davvero la pena. È davvero una cosa che ne vale la pena. Perfetto, allora, montepremi ovviamente in soldi, e sono stati riconosciuti come associazione sportiva dilettantistica, per cui, insomma, è una cosa molto molto seria questa, e niente, ragazzi, vi consiglio di darci un'occhiata. Il sito si chiama gamerland.eu, il link è chiaramente in descrizione, e mi raccomando, dateci un bel supporto, dateci, non è che l'ho fatto io il sito, comunque è un mio amico, per cui dategli un bel supporto.
E mi raccomando, insomma, voi miei iscritti. Bene, che cazzo sto dicendo? Non lo so. Perfetto, allora, qui sono stato bloccato in mezzo a delle casse. Io le sposto, poi però non vengo bloccato, purtroppo, che vi devo dire, è così. Non so, non riesco nemmeno a bloccarla questa. Mi sono davvero rotto i coglioni di ste casse, madonna mia quanto sono nervotiche. Ah, qui c'è una grata, io non l'avevo proprio vista, perfetto, ok, allora. Io a questo punto direi di raccogliere il trofeo dell'enigmista. Ma stai zitto, frocio, eh? Tanto non lo voglio fare il trofeo dell'enigmista, è quello che è. Non lo voglio fare, non li voglio fare, non mi piacciono, capito, insomma. Allora io direi di fare così, di bloccare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. E come cazzo faccio a bloccare questo? Sì, forse da qui riesco a bloccarlo. Perfetto, bloccato. Ok, era una cosa molto più semplice quanto mi aspettassi. Poi facciamo così, volevo dire di così, di costà. Oh, bam. Ehi, troppo, troppo. E poi blocchiamo pure questo. E sblocchiamo questo. Bene ragazzi, davvero molto semplice. Perfetto, allora direi di passare. Eh no, c'era il trabocchino, vanculo. Quindi devo bloccare questo ora e riattivare questo. Madonna che casino, non ne posso più. Perfetto, ok. Allora, credo che l'abbiamo quasi fatta però sta cosa. Allora, questo è in culo a te. Questo lo blocchiamo. Perfetto ragazzi, allora credo di avercela fatta una volta per tutte. Sì, penso proprio di sì, ok. Questo è il dentro laboratorio di Samus Tag, che potevamo entrarci appunto solo utilizzando la voce di Samus Tag. Dopo prenderemo comunque il sintetizzatore vocale, che è una cosa molto molto ganza, emozionante, che solo i veri battle fan possono utilizzare come me. Ok, allora, basta fare i coglioni. Direi di... la password è carboidrato. Carboidrato, sempre password difficilissima, livello di difficoltà 3, per cui insomma mi immagino un po' le password di livello di difficoltà 5 come possono essere difficili. Perfetto, allora, research laboratory. Oh, vaffanculo, ha fatto pigliare un colpo, troia. Successo laggiù. Non cercavo di uccidere te, ma solo la tua mente. Sì, ma sta zitto, eh. Amici come prima. Niente, impronte non riconosciute. Amici per la vita. Sta zitto, frocio, che dici, eh? È colpa a me. È colpa di Crane e del suo miracoloso elisir di Joker. Perfetto, non avevo visto questa bella gratella. Per cui ci andiamo. Apriamo come dei veri ignoranti proprio la grata. La crata, volevo dire, cioè no, sì, grata. Ecco, adesso qui devo fare una bella cosa, ovvero devo agire indisturbato purtroppo. Quindi io direi, per prima cosa, di fare il multicappotto errore. Quindi uno e poi due. Mano bella e sentito, ma chi cazzo se ne frega. Perfetto. Era necessario che facessi tutto ciò perché almeno il drone si va a schiantare in terra. Vediamo un pochino quanti nemici sono. Ci sono 6 nemici armati. E accidenta anche il cazzo di Buddha. Qui tra l'altro c'è un medico, quindi cerchiamo di ammazzarlo subito prima che faccia qualche danno. Capo silenzioso e via. Vai, perfetto. Questo tra l'altro non mi ha visto, è proprio un gran coglione. Però vabbè, non importa. Intelligenza artificiale Flux. Vediamo un pochino se ci sono altri medici qua nelle vicinanze. Se ci sono, sono davvero finito. Finito. Allora, facciamo così, bam. Poi boh, saliamo un po'. Grande Batman. Saliamo un po', grande Batman. Però io non mi fiderei troppo a stare qui sopra. E ecco, eccoli, eccoli. Vedete, sti stronzi. Però ho il cappotto errore, quindi posso finirli tutti e due. Uno e ciao, ne ha! Boom, è distrutto, perfetto, ok. Allora, ce ne sono altri, un altri pochi. Eccolo, per esempio, sta arrivando uno. Quindi noi facciamo così, li attraiamo tutti qui. E poi ovviamente li ammazziamo uno per uno. Molto molto bello e comoda la cosa, no? Oh oh, perfetto ragazzi, fumogeno buttato. Successo garantato. Era brutta però va bene. Ok. Qui un altro bel cappottetto silenzioso. Via. E ci siamo. E ce ne dovrebbe essere un altro ancora. Solo un altro che è qui giù. Perfetto ragazzi, allora possiamo sistemare direttamente questo. Tipo così. Ciao ciao. Perfetto ragazzi, capo travolgente, tanto chi se ne frega. E niente, abbiamo finito ragazzi, davvero una bella cosa. Le difese del dirigibile. La console. Scusate per le difese.
Ok, allora, questa è la console. Spazio, usiamo il computer, noi siamo degli hacker davvero professionisti. Qui c'è una cosa abbastanza noiosa, ragazzi, perché dovremo scannerizzare le impronte. È una cosa un pochino rompicoglioni. Servono le impronte complete per entrare. Forse le telecamere di sicurezza possono aiutarmi. Sì. Le immagini potrebbero mostrare se le mani di Stagg hanno toccato delle superfici durante il sequestro. Potrei ricostruire le sue impronte da quei punti. Allora, bisogna verificare se le mani di Stagg hanno toccato qualcosa. Quindi direi che qui comunque subito hanno toccato qualcosa. Zoom, spazio. Qui. Qui non c'è nulla. Come devo trovare lì superfici che Stagg ha toccato quando l'hanno rapito. Allora, questo è il Batman Arkham Knight. Cioè, ecco, vedete? Bam. Ha toccato qualcosa qua mentre è caduto. Quindi analizziamo. Non è un'impronta okay, completa. Allora, devo individuare quando con Stagg questa ha posato la mano su una superficie. Ecco qua. Già sta, vediamo un pochino, ragazzi. Perfetto. Ma così non posso fare, no? Ok. Allora, vediamo un pochino, ragazzi. Qui va via e qui, come vedete, cade dalla... Ecco. Perfetto, quindi... Cade dalla scala e qui ripreme la mano. Vanculo. Ok, ora sì però. Qui. Dio buono, ragazzi, bisogna essere precisissimi, se no. Sì, cerchiamo altre impronte, non ti preoccupare. Qui l'ha già toccato. Ok. Stagg non tocca nulla in questo foto. Ha toccato il suolo lì, dopo essere caduto dalle scale. Dovrei cercare altre impronte. E qui lo ributta un'altra volta. E qui dovrebbe toccare. È difficile che Stagg abbia lasciato impronte in quel momento. Questo non serve. Devo vedere se Stagg ha toccato. Ok, come vedete lì, vedete, ha toccato lì. Ha toccato quel parapetto quando si è rialzato. Perfetto, sì. Dovrei cercare altre impronte e ricostruire la serie. Un'altra impronta, ragazzi, dovrebbe essere l'ultima. A me mi garbano però ste cose dove devi ricercare le impronte, tutte sti mazzi. Mi garbano davvero un sacco. E qui poi chiaramente ha lasciato una bella improntozza sul pavimento. Mi serve un'immagine di Stagg che tocca la stanza. Qui c'è un'impronta della mano di Stagg all'uscita. Basta, no? Basta impronte. Stagg ha lasciato le perfetto. Non devo fare altro che scansionarle. Questa cosa detective mi garba davvero davvero molto. Allora, scanner per prove, scannerizziamo. Allora, come vediamo, Stagg prima, ecco, è stato qua, perché comunque la stanza era questa qui. Scannerizziamo. Qui c'è l'impronta di un indice. Di un indice, perfetto. Quindi l'indice l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Poi è stato gettato per le scale, quindi portato qui. Sono riuscito a ricostruire l'impronta del medio. Del dito medio con cui manda a fanculo la gente. Poi qui si è attaccato, ovviamente. Bam. La ricostruzione dell'impronta di Stagg. E successivamente è stato mandato lì, poverino lui. No, poverino, no? È stato mandato lì. Quindi facciamo così, scannerizziamo pure l'ultima impronta di Samuel Stagg. Ho e il mignolo. Ora dovrei avere accesso al sistema informatico di Stagg. Perfetto. Quindi adesso potremo entrare nelle porte a cui prima non potevamo accedere, chiaramente. Perché adesso abbiamo la completa, il completo set della mano di Stagg. Wow! Ok, come vedete adesso facciamo l'impronta così super Batman, fantasma batmagorica. Come vedete, guardate ragazzi, che ficata. Perfetto, benvenuto signor Stagg. Non posso neutralizzare a distanza i mitragliatori dell'altro dirigibile, ma posso controllare quelli su questo. Ragazzi, che roba. Boom, 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 boom. E quindi abbiamo eliminato quei dirigibili lì. Tocca allo spaventapasseri. E lo spaventapasseri adesso li facciamo vedere noi di che pasta siamo fatti, quel brutto frocetto.